Andeken è il ricordo assunto e classificato come una reliquia. In esso si deposita la crescente autoestraniazione dell'uomo, che cataloga il suo passato come un morto possesso. Benjamin individua nel ricordo la figura moderna dell'allegoria, immagine che esce dal simbolo perché vi introduce il pensiero, la volontà di una sua interpretazione. Il ricordo è lo strumento principale che la poesia di Baudelaire utilizza per la sua critica alla modernità. Figure del passato, mitologiche, emergono nelle fantasmagorie metropolitane come tracce di una natura anteriore, persa definitivamente. Sotto il peso di questo morto possesso, tutto si allegorizza agli occhi del poeta. Le immagini, i frammenti del passato, vengono estrapolati dal loro contesto per riapparire come spettri in una Parigi in continuo mutamento, offrendosi alla malinconia del sognatore o dell'allegorista. Le allegorie, i ricordi provenienti da un passato estraniato, entrano così a rompere con l'apparenza illusoria di ogni ordine dato, con la tradizione e il suo mito di una naturale consegna ereditaria. Proprio in quanto si presenta come morto possesso, esperienza defunta ed estraniata, il ricordo è qui capace di innescare estraniamento e venendo precipitato nel qui ed ora può contestare la falsa coscienza della storia come decorso senza interruzioni e senza differenze, senza furti o annientamenti di esperienza. L'allegoria ha così a che fare. Con un risveglio della coscienza acquisita, e l'estraneazione si presenta come un'arma di rivolgimento fondamentale contro il mondo reificato. L'allegorista è colui che ha rinunciato a far luce sulle cose, attraverso la ricerca di ciò che sarebbe ad esse affine e comune, le scioglie dal loro contesto e si assume il compito di illuminare il loro significato. Le cose sono per l'allegorista incompiute fin da sempre. Esse rappresentano le voci di un dizionario segreto. Prossimo all'allegorista è la figura moderna del collezionista. Anche il collezionista sottrae le cose dal loro contesto, quello del loro valore d'uso e di scambio per investirle di un valore nuovo, un valore di amatore. Ma l'operazione del collezionista si presenta ancora come una lotta contro la dispersione. Egli è toccato dalla frammentarietà del mondo. Il suo è un tentativo di superare l'assoluta irrazionalità della semplice presenza dell'oggetto mediante il suo inserimento in un nuovo ordine, appositamente creato, la collezione. Così il mondo, presente in ognuno dei suoi oggetti, viene ridato in una forma ordinata e schematica, secondo una concatenazione sorprendente per il profano. Il discorso moderno, perdendo la sua unitarietà, non può esprimersi che attraverso illuminazione e scorci. Il moderno può essere compreso solo se si illumina il suo carattere distruttivo. Il suo linguaggio è frammentario, ricorda il montaggio di materiali disparati, eterogenei, la combinazione di immagini che si relazionano attraverso la loro alterità e la cui vicinanza genera un senso inedito e ricco per il pensiero critico. Qui, passato e presente si fondono insieme. La decifrazione delle immagini che ci si offrono può solo avvenire attraverso la congiunzione di un passato soggettivo e lo shock attuale. Perdersi nella città significa anche cercare le tracce delle immagini della propria esperienza nelle caverne del passato, recuperarle in un gioco voluto di memoria, dimenticanza. Un modo di avvicinarsi alle cose è la loro potenzialità di riserva che si avvicina all'esperienza del sogno. Mentre la relazione del presente col passato è temporale e continua, la relazione tra ciò che è stato e l'ora non è un decorso, ma una immagine discontinua, a salti. Ci permette di cogliere nel turbinio frenetico della modernità delle epifanie di senso capaci di aprire in una luce differente ciò che sfugge. Lo sguardo è volto sui frammenti, sulle immagini fantasmagoriche della modernità per rivelare i processi che li hanno determinati, le loro intenzionalità profonde, le loro cause storiche e sociali. Nell'attualità ciò che emerge è il presentarsi di una memoria involontaria in cui vige il principio di un certo produttivo disordine epoca in cui si accoglie il sogno, chincaglierie, foto, arredamenti, tutti gli stili si avvicendano nelle case borghesi come in un fotomontaggio. Queste cose dell'arredamento, estraniate dal loro valore d'uso, Parlano come simboli di epoche a cui si riferiscono. Nell'interieur si racchiudono immagini arcaiche. Infatti, una volta che il valore d'uso sparisce dalle cose, la soggettività se ne impossessa, riversando su di esse intenzioni di desiderio e di paura. Le cose diventano tracce, apparizioni di una vicinanza. La rivoluzione copernicana, che per Benjamin corrisponde al risveglio, consiste nel liberarsi dalla contemplazione estetica delle visioni oniriche per cominciare a chiedersi la ragione della loro origine. Il risveglio sarà quella riflessione sul passato e la raccolta di materiali del quotidiano che portano a scoprire quegli elementi collettivi che sono le cause storiche delle forme oniriche di ogni individuo. I frammenti sono, da un lato, prodotti dalla cultura del consumo, del mercato, ma anche possibilità offerta agli uomini di scardinare la storia dei vincitori e il tempo mitico del sempre uguale. Le immagini di sogno individuali sono sempre più le immagini ricavate dalla pubblicità e dalla fantasmagoria delle merci. Le merci nel mercato della fantasmagoria sono anche la concretizzazione dei sogni. Oggetti e forme del proprio desiderio e dei propri sogni provengono dunque dalla fantasmagoria delle merci. Il sognatore partecipa della storia. Il sogno non dischiude più un'azzurra lontananza. I sogni sono una scorciatoia per il banale. Quanto più l'individuo cerca nella sua singola storia le ragioni del suo essere, tanto più le ritrova fondate nel sociale. Nella vita quotidiana della metropoli, l'uomo moderno vive una successione ininterrotta di shock, urti, collisioni, eventi irreversibili e fortuiti, in cui l'esperienza non ha modo di sedimentare. Nonostante si allarghi il mondo dei possibili, la possibilità individuale di attuarli resta limitata a una evasiva dilatazione dell'esperienza, slegata da modelli di vita incorporabili. Inoltre, l'apparato psichico si difende dall'invasione del sovrappiù di stimoli attraverso la normalizzazione della loro comparsa. Quanto più normale e corrente diventa la registrazione degli shock da parte della coscienza, Tantomeno si dovrà temere un effetto traumatico degli shock. La traccia mnemonica viene sterilizzata attraverso la presa di coscienza. Questa impedisce che la traccia possa accedere a una memoria più profonda e non sarà più sottoposta ad ulteriori rielaborazioni. L'uomo moderno, nella ricchezza mai vista prima di esperienze, diventa così il più povero di esperienza al fine di conservare la sopravvivenza del suo apparato psichico. Perché una parte di passato sia investita di attualità, occorre che tra di loro non ci sia alcuna continuità. I fenomeni devono essere salvati da una certa forma della loro tradizione, perché c'è una tradizione che è catastrofe, che è la loro celebrazione come patrimonio ereditario. Infatti alla celebrazione sta a cuore la produzione di una continuità del tempo storico. Le sfuggono i punti in cui la tradizione si interrompe e, di conseguenza, toglie gli appigli per chi vorrebbe superarla. I fenomeni sono davvero salvati solo mostrando la crepa che hanno in loro. Lo shock è proprio questa forza d'urto delle cose quando perdono la loro comunicabilità in un ordine culturale dato. Il suo valore è nella sua forza di rottura. Lo shock è il contrario di un'esperienza appropriata dall'individuo. Il passato qui non è assorbito e superato, ma resta come fissazione del tempo interiore in un punto che conserva una potenza affascinatrice. Non c'è progresso, ma incombenza del nuovo. Deflagrazione, sbalzo della storia fuori dalla sua continuità. Il compito dello storico è indurre il passato a portare in una situazione critica il presente. L'intrasmissibilità della cultura diventa il principio di un nuovo valore. Infatti tutto ciò che è nuovo non può trovar voce nel linguaggio ereditato. La rottura con la tradizione è il diradarsi di una cultura chiusa e autoritaria che definiva la validità e l'autenticità dell'esperienza imponendo una visione univoca e unitaria della storia. È lo shock dello stesso oggetto, tecnico e mercantile, che produce una rottura rispetto al significato del tempo come qualcosa di continuo e unitario. L'oggetto tecnico è sì riproducibile, ma proprio per questo incarna la fugacità, la contingenza, laddove si era cercata di eliminarla. È proprio nella riproducibilità, paradossalmente, che le possibilità tecniche di controllo e dominio si incontrano con la caducità delle cose. Le cose, offrendosi nella loro precarietà, rinviano dunque a una conoscenza ancora possibile e nascosta, non più catturata dai significati riconosciuti. È nel rilevamento dei frammenti, delle realtà invalse, trascurate, che il filosofo, l'artista, deve andare a rovistare, venendo investito, come nei passaggi, nelle metropoli, nelle sale cinematografiche, da shock percettivi, continui. L'idea del frammento è intrinsecamente legata a quella di montaggio. La frantumazione è tutto quello che rimane del mondo precedente distrutto e i frammenti, tratti dalle macerie, possono trovare nella ricomposizione una nuova combinazione, la promessa della possibile ricostruzione di un nuovo mondo. Si rinuncia così all'eredità in senso passivo e patrimoniale per scegliere la povertà dell'esperienza odierna come punto di inizio. Dal passato... Gli giunge solo il ricordo carico di futuro, la citazione, che balena nell'attimo del pericolo. Unicamente in tal modo c'è speranza di far fruttare il magro tesoro dell'esperienza attuale, di farcela con poco. Con la riproducibilità tecnica, l'opera d'arte perde quel carattere di unicità e sacralità che la confinava in un ambito culturale e contemplativo accessibile a pochi. Ora il bisogno di avvicinare le cose a se stessi, o meglio alle masse, è intenso quanto quello di superare l'irripetibile e l'unico. Giorno per giorno si fa valere sempre più incontestabilmente il bisogno di impadronirsi dell'oggetto da una distanza minima, attraverso l'immagine, o meglio la sua riproduzione. Al carattere soggettivo e quasi magico della fruizione estetica subentra la percezione distratta che caratterizza l'esperienza delle masse. In un'epoca non più disposta ad una attitudine contemplativa, a cogliere cioè l'autenticità e unicità dell'opera, si moltiplicano le occasioni e i modi di percezione delle immagini. Le innovazioni tecnologiche modificano la funzione dell'arte e il valore dei suoi oggetti. Agamben, seguendo Benjamin, indica come nuovo valore dell'oggetto d'arte in quanto riproducibile quello dell'intrasmissibilità della cultura. Vale a dire che l'opera si fa veicolo dell'intrasmissibile, dell'ineffabile mistero dell'epifania della bellezza estetica. L'arte, per sopravvivere alle rovine della tradizione, riproduce quell'esperienza dello shock che contraddistingue la vita quotidiana dell'uomo moderno, ma vi introduce quelle straniazioni che aggrediscono la consuetudine della percezione e costringono a una sorta di attenzione verso ciò che fulmineamente appare. L'esperienza dello shock è l'ultima sorgente di senso e di valore per le cose che possiamo esperire. Solo l'opera d'arte assicura una fantasmagorica sopravvivenza alla cultura accumulata. Nella malinconia di Durer, l'angelo dell'arte contempla le cose sparse attorno a lui, cose arrestate, cariche di estranietà rispetto al loro valore d'uso. È il passato che si ricompone davanti allo sguardo nella sua forma estraniata. La conoscenza del nuovo è possibile solo nella non verità del vecchio. È l'arte che cita il passato a comparire fuori dal suo contesto reale, in un ammasso di frammenti decontestualizzati. Il passato muore nel museo dell'esteticità e così solo si conserva. È l'estetica ora e non più la tradizione a riannodare il filo spezzato nella trama del passato. La bellezza estetica diventa l'unica cifra del valore del passato. Qui nello spazio estetico viene trasmesso l'impossibilità della trasmissione. Attraverso l'estraneazione propria dell'opera estetica avviene l'unica forma di conciliazione tra passato presente. L'estraneazione, lo shock, privando l'opera del suo senso immediato e riconoscibile, fa perdere all'uomo il senso di una continuità storica e di una univocità del senso. All'arte si chiederà solo di produrre bellezza attraverso cui far emergere le figure inquietanti dei sogni e delle allegorie che operano nel proprio tempo. Da qui all'avvento del Kitsch, è un passo. Il Kitsch è lo spettro della bellezza in quanto distruzione della trasmissibilità della cultura, in cui l'estetica trova il suo fondamento. Noi riusciamo a penetrare il mistero solo nella misura in cui lo ritroviamo nella vita quotidiana, grazie ad un'ottica dialettica che riconosce il quotidiano come impenetrabile, l'impenetrabile come quotidiano. Vi sono illuminazioni profane che non hanno nulla di eccezionale come leggere, pensare, attendere, passeggiare, modi del rivelarsi del senso. L'esperienza si costituisce anche nel tempo della povertà quando l'esperienza individuale riesce a destarsi a contatto con queste sorgenti divenute aggetto intermittente.